infedeltà coniugale, concorrenza sleale, assenteismo, indagini patrimoniali. Fedele Investigazioni raccoglie in maniera discreta e sicura tutte le informazioni di cui necessiti. Chiama il numero 800 910 212. Magnifico, ragazzi! Oh, che partitona! Non finiva più! Juve-Napoli e per fortuna Juve a casa! Vai con l'applauso, ragazzi! Qua ci vuole! Per fortuna! Ho visto cose in campo! Falli, mazzate da cecare! Ma meno male che c'è la Moviola! Meno male! E lui, chi ha segnato? Lui, lo sapete, a coro tutti, chi ha segnato? Raspadori! Grande Raspadori, grande! Io mi emoziono sempre quando c'è l'inno e naturalmente perché lo sport è una cosa fatta di sacrifici, veramente a me mette sempre un'emozione. E mi sono detta, perché no, con i miei ospiti, di fare una chicca così, improvisation. Gianni, mi aiuti? Siamo pronti? Dai, proviamo? Fratelli d'Italia, il Napoli ha vinto, la Juve va a casa e noi siamo campioni. Fratelli d'Italia, il Napoli vincerà. Lo scudetto vincerà. Grande, bravi a voi, bravi ragazzi, bravi. E adesso in questo momento c'è da presentare lui,
L'enciclopedia, perché dico l'enciclopedia? Perché viene coi foglietti, con le... sa tutto, sa tutto. E vi ricordate la scena di Troisi con quello a fianco che sapeva tutto? È proprio così, mi mette sempre in imbarazzo, guarda. E lui, regno di vita! Eccoci qua! Salve a tutti, amici tele... La più cordiale... Che succede? Hai sbagliato qualcosa. Ho sbagliato il microfono. Giralo, così ecco. È meglio. Forse è meglio. Tieni, te lo regalo. Grazie, grazie. Allora, bene. È un peperoncino proprio di quelli, eh? Allora, hai visto? Porta bene. Allora, attenzione, perché è una puntata davvero speciale, perché non so se vi siete accorti che alle nostre spalle c'è la gendarmeria del Vaticano, c'è... Siamo sorvegliati a vista. Sorvegliati a vista, si è messo qua per controllare... Ma un vallettone? È un vallettone, per Comunque non ti permette di Perché Manuela ha detto: ma io devo stare sempre assieme a un'altra ragazza, ma un bel maschio non me lo trovo. E allora io mi sono messo io a posto. Ma guarda allora... si fa i complimenti da solo, Da far invidia ai grandi corazzieri della presidenza della Repubblica Italiana. Eccolo qua. Vittorio, grande vittoria, la vittoria, lui è Vittorio, chiaramente. Volevo dire che è quello che, insomma, diciamo sempre, che ci mette la faccia proprio, perché lui è l'autore, non solo l'autore, ma anche colui che ha inventato insieme a te appunto questo format televisivo. Che devo dire, una cosa molto importante, ragazzi, sta avendo un incredibile successo. Siamo visti, super visti. Cioè, ma è qualcosa ma di sai che hanno copiato anche le canzoni. Vabbè, addirittura diciamo, qualcuno No! E allora vuol dire che qualcuno di molto importante addirittura. Sì, sì. E allora vuol dire che siamo veramente forti, la squadra fortissima. Grazie. Che bello! Grazie allora, grazie amici telespettatori per tutta la vostra attenzione, la vostra simpatia, il vostro affetto che ci dimostrate chiaramente in ogni puntata. Andiamo a presentare immediatamente i nostri ospiti. Vado a prendere la palla. La palla. Una. No, l'altra lasciamola stare. Perché ridete? Scusate, non si può dire una cosa che qua, insomma, ci fraintendono sempre. Perché abbiamo anche la palla più piccola. Volete la palla più piccola? No, va bene questa, giusto? Vabbè, ci siamo. Allora, squadra grande, palla grande. Ecco, allora, qualche ospite non sa che cosa deve succedere in questo, lo capirete meglio tra qualche istante. Io inizierei subito in fondo, perché lì iniziamo con un premio molto importante, amici telespettatori. Insomma, io ti abbiamo detto più volte che lui è l'autore di Mina, ha scritto alcuni brani per la straordinaria Mina, che tra poco, a proposito, uscirà un lavoro discografico di Mina tra non molto. Ed è anche l'autore di Gigi Finizio e ha vinto, insomma, aspetta, no, che ha vinto. No, che ha vinto. È stato consegnato un premio alla carriera a Venezia ed è un premio molto importante per la sua straordinaria carriera. Bravo! L'autore Vincenzo Capasso. Vai! Che è anche l'ideatore di numerosi format, attenzione, non solo a livello televisivo, qualche format l'ho presentato anch'io, ed è l'ultimo format che è abbastanza interessante, è vero Vincenzo? Villaggio. È avuto un successo incredibile. Quanti ragazzi? Abbiamo avuto quasi a Roma, a Pomezia, 850 persone. Il microfono si sta parlando senza... È il gelato che... Sì. 850 presenze a Pomezia, adesso ci avviamo verso il meeting internazionale estivo e spero di farne un'altra trande, anche perché c'è un programma RAI molto interessante di cui gestisco il Centro Sud Italia e poi ne parliamo con calma. Bocca al lupo! Grazie, credi. Bocca al lupo! L'avete visto! È lui o non è lui? È lui o non è lui? Non è lui. Come no? No, non è lui. Cioè, nel senso... Renato. Certo. Renato, quello sotto... Zero, straordinario cantante, amatissimo, ma qui abbiamo il sosia ufficiale. Un applauso per Gennaro. Vai, eccolo qua. Renato Rino Zero. Ecco, per essere
più precisi. Lui, pensate, che conosce ormai Renato Zero dal 1976. Come mi guarda la donzella lì attraverso il vetro, dice che si sta, magari ricorda tutti questi momenti bellissimi vissuti con Renato Zero. E lui l'abbiamo visto anche in alcune trasmissioni televisive con la mia amica, che saluto, vale dire Caterina Balivo, che insomma, terza Miss Italia, grande conduttrice televisiva, è la trasmissione di Rai 1 Vieni da me. Ti ho visto anche a Ballarò, ricordo, sì. Rai 3. Però adesso io vorrei far vedere questa cosa, proprio immediatamente, perché è qualcosa di eccezionale. Attenzione, domenica, Palasele di? Eboli. Di Eboli. Sono andato a vedere il concerto di Renato. E allora Gabriele, vediamo insieme queste immagini straordinarie. Wow, magnifico. Iniziamo. Stavo mettendo il braccialetto alla... È stata una chicca eccezionale che non mi aspettavo. Ma è stato qualcosa di incredibile, insomma, emozionante davvero. Molto emozionante, eh? Sì. E poi, mi hanno detto che poi ti hanno portato in ospedale con il 118. Sì, infatti, il 118. Ci vuole una bombola di ossigeno. Lo 000. Sei rimasto proprio colpito. Veramente. No, parleremo ancora meglio, ecco, della tua carriera, ma anche poi ci farai ascoltare un brano, mi sembra che è previsto appunto dalla nostra trasmissione. Attenzione, perché non me ne vogliono tutti gli ospiti qui in studio, ma è un tifoso proprio sfegatato, sfegacuore, sfegaintestino, appunto del Napoli, sa tutto, vita, morte, miracoli, ma morte no, non è mai muore il Napoli. Dorme con la foto di Osimhen. Sì, 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 e allora lui ha ricoperto anche la carica di viceprefetto qualche anno fa, l'ho avuto ospite a Miss Italia anche in giuria più volte, ed è adesso ricopre il ruolo dell'ufficio stampa della prefettura. Della prefettura. È qui con noi Angelo Savino, che dai, così. È anche commentatore, opinionista in altre... Mi rifaccio a Renato, cercami come quando e come vuoi, l'abbiamo cercato e dopo 33 anni è arrivato. Vai. Forza Napoli! Quanto è arrivato sofferto? Lo scudetto. Angelo, quanto hai sofferto in questi anni? Ho sofferto in particolare nel 2018, perché lì lo avevamo in tasca. E ci è stato tolto, io lo dico sempre, ci è stato famoso rubato. Scudetto, gol di Koulibaly, lasciato in albergo, sì, appunto, quello è stato un momento bruttissimo. Poi, a parte la Serie B, la Serie C, però quello è stato due un momento. Due o tre gol di Simeone in quell'occasione contro il Napoli a Firenze, che poi... due, da tutti e tre Simeone, che allora Simeone gioca nel Napoli. Vabbè, ma Simeone si è riscattato ampiamente, direi. Poi parleremo anche di questo. Allora, andiamo avanti perché abbiamo l'onore, il privilegio, l'opportunità di avere qui con noi, non rimarrà per tutta la trasmissione perché ha altri impegni istituzionali, è un onore avere qui con noi il consigliere regionale della Campania, Diego Venanzoni, eccolo qua. Venanzoni, ecco. Allora, Diego, posso darti il tuo, ci diamo del tu, assolutamente sì, il tuo rapporto con il Napoli, il tifoso del Napoli? No, se no non riuscivano a entrare. È scontato questo, no? Assolutamente. Ecco, qualche chicca, cioè, c'è qualche notizia sui festeggiamenti? Ci puoi dare qualche indicazione, qualche anticipazione? Se puoi, attenzione, se puoi. Ma né più né meno quello che leggo dai giornali, dai media e dai social. Innanzitutto è un'opportunità per me e quindi il privilegio è mio. Come amo sempre dire, è un'opportunità molto bella, importante essere ospitato in una TV, quindi grazie in ogni caso a voi per avermi ospitato, ma io credo che sono scelte che secondo me alla fine, come dire, attengono un po' a motivi di fondo di ordine pubblico, sì, a prescindere da una serie anche di impegni, come dire, di opportunità che sono legate alla Lega Calcio, alla FIGC, piuttosto che ai diritti televisivi, credo che prevalga in assoluto rispetto a tutto e su tutto motivazioni di ordine pubblico di fondo. Quindi ci sono al lavoro in queste ore persone che hanno delle competenze specifiche, quindi io credo che opereranno al meglio nell'interesse dei cittadini. Mi auguro, ovviamente, questo è un augurio che ci facciamo da subito, e credo che questo tam tam utile e intelligente debba in qualche modo
caratterizzare un po' tutti noi, che è la festa che coinvolgerà. Io sono convinto che andremo oltre anche le previsioni. Perché si prevedono 110.000 per strada tra centro storico e guarda, e il Maradona. Non voglio, no, quindi sì, si prevede. E quello, è legato, quello è legato all'evento specifico. Certo. Ma io credo che noi avremo, se così dovesse andare, nel senso che si incastreranno. Sì. I risultati, vale a dire il Napoli, noi diamo per scontato che vinga con la Salernitana, ed un invece risultato positivo a Milano, secondo me andremo oltre il milione di presenze domenica in città. E qui però, credo che l'appello sia giusto, ecco, lo facciamo tutti quanti insieme, no? Una possibilità di festeggiare nella maniera più corretta possibile. Credo che uscirà a momenti, forse anche in queste ore mentre stiamo parlando, anche l'ordinanza rispetto invece alle auto, allora. Alle auto, speriamo, agli scooter. Secondo me la città camminerà a piedi, ma come è giusto che sia. Ecco, consigliere, volevo sottolineare un'altra cosa molto importante. Intanto il nostro regista non le mette ad ora queste immagini, vediamo, anzi le può mettere anche adesso, le immagini della festa quando i tifosi sono andati all'aeroporto a prendere appunto i giocatori che tornavano da Torino. Dovremo vedere le immagini qualche istante, però non abbiamo messo, non metteremo le immagini di tutti quei motorini che hanno seguito la squadra, perché ecco lì c'è stato un po' di pericolo, un po' di apprensione, perché i motorini erano veramente tantissimi. Quindi una raccomandazione che possiamo fare ai tifosi? Io sono qua ovviamente da tifoso e quindi non assolutamente in chiave istituzionale, ma non ce lo facciamo dire, non ce lo facciamo dire da qualche politico, da qualche politico del nord. Io credo che sia, come dire, una forma nostra in autotutela, chiamiamola così per usare un linguaggio istituzionale, tecnico. Secondo me, insomma, non è stata un'immagine gratificante, e non consentiamo agli altri anche di speculare, certo, su queste cose. Quindi manteniamo quel fair play che ci ha caratterizzato, e soprattutto quindi con grande dignità dobbiamo festeggiarlo. Insomma, quel tipo di immagini ovviamente noi auspichiamo di non rivederle più. Non è giusto, però non è corretto. Queste sì. Mi riferivo ovviamente a quelle degli scooter che accompagnavano. È un entusiasmo che non deve però, come dire, prevalere. Insomma, il casco va utilizzato e questo lo dobbiamo dire sempre in assoluto. Allora, Gianni Improta è il capitano della nostra squadra, facciamo un applauso. Ma Diego l'abbiamo lanciato. Ah, vai, sì, Diego, vai. Hola, con una mano, pensa un po', con una mano, pazzesco. Ma no, rimane. Posso perché solo dire che facciamo il tifo anche per il Napoli Basket, che deve salvarsi? Certo. Mi è consentito, sono un fuori programma. Per chi può, è stata anticipata a sabato sera alle 19, ecco, anche lì io credo che sia giusto che ci sia il calore dei tifosi napoletani. Ovviamente posso dirlo, ci siamo incrociati al Palabarbuto anche con Silvia la settimana scorsa, mi pare che ci sia ancora quel grande entusiasmo. Purtroppo ogni partita è una finale, quindi dobbiamo vincere tutti e tre per salvarci. Io credo che anche in quell'occasione i tifosi, diciamo, i napoletani, i tifosi del Napoli e del Napoli Basket dimostreranno il loro attaccamento alla squadra. Grande Napoli Basket! Bocca al lupo, quindi anche il Napoli Basket che vanta delle tradizioni davvero straordinarie, ricordiamo i vertici della classifica di Serie A qualche tempo fa. E vado a presentare lui, in Prota purtroppo. Gianni Improta non è potuto venire, abbiamo qui il sosia, abbiamo il sosia di Gianni Improta. Vedi? Uguale, identico e preciso. Quelli importanti hanno i sosia. Ma anche nella MIS, ma anche nella MIS, proprio tutto. È Gianni Improta il nostro capitano, lancia la palla, vai! E voilà. Allora, noi stiamo facendo tutto adesso in modo particolare perché ci sono alcuni che devono andare via, quindi stiamo facendo parlare appunto adesso perché non avranno modo di rimanere con noi per tutta la durata della trasmissione. Rimandiamo quelle immagini, che vorrei un commento da chi magari avrebbe voluto un giorno vivere queste emozioni, nel senso che quante volte hai sperato di vincere lo scudetto, Gianni? Qualche volta l'avete anche sfidato? Ti dirò minimo 3 volte, però non mi è stata data questa opportunità, un po' perché la società alla vigilia di una possibile vittoria di uno scudetto mi cedeva. È capitato 2 volte con l'avvento di Vinicio e la seconda volta quando ci fu anche l'avvento di Rudy Kroll. Ah, sì. Esatto. Ricordiamo.
la terza volta invece quando gli interisti ci strapparono proprio dal petto uno scudetto già cucito, e lì ecco torniamo alle antiche polemiche che hanno sempre voluto prevaricare su ogni cosa, ma lo stiamo vedendo anche in questi giorni, non gli sta bene che stiamo dominando la scena, non gli sta bene a nessuno. Meritatamente, si chiama invidia. Invidia, beh, non sapevo. Allora andiamo avanti e presentiamo anche gli altri ospiti che sono qui alla nostra sinistra, cara Silvia Falanga. E allora, cara Silvia, è ritornato a furor di popolo, possiamo dire, perché lui arricchisce la nostra trasmissione, è una carriera straordinaria. Abbiamo lanciato fiumi di parole quando l'abbiamo presentato la volta scorsa. Questa sera ci limitiamo a dire che lui, eccolo inquadrato proprio in questo istante, un applauso per il mitico, straordinario Enzo Sena, coreografo Rai, Mediaset, da Cocco, Rai 1, Buona Domenica con Maurizio Costanzo, appunto a Canale 5, poi tante altre trasmissioni, fiction di grande successo. È un colpo straordinario, un colpo alla Osimhen per la nostra squadra, perché il centravanti appunto della nostra trasmissione, Enzo Sena, gli diamo vai la palla! Non so, stasera vedremo qualcosa? Perché io no, ma tu non sai, ma che vogliamo fare quella cosa lì? No! No, attenzione! Non si può. Abbiamo anche il nostro Maurizio De Costanzo, pronto con la... Non la facciamo quella cosa, perché lui è pronto con la macchina fotografica. Ma che ne so. No? Dobbiamo... Non lo so. Lei sta? Bralelina. Attenzione, ecco qua. I miei ricordi di quando ero ballerina. Attenzione, guardate. No! Pazzesco! Incredibile! Wow! Aspetta, c'è il fotografo che... Ecco qua! Incredibile! Hai visto che bello? Mamma mia! So che state preparando delle coreografie straordinarie. Adesso che l'ho incontrato... Che l'ho incontrato... non lo lascio più! Lei si allena tutti i giorni. Scusa, me lo sta dicendo nell'orecchio. Lei si allena tutti i giorni. Aspetta, non sei inquadrato, dillo di nuovo. Si allena tutti i giorni, va in palestra. Però Savino sta dicendo: meglio che lei casca solo quadrato. Che fetentone. Senti Enzo, poi mi sembra che dovremmo dei filmati, delle cose particolari nel corso appunto della nostra trasmissione. Allora, io ho raccolto dei dati sul prossimo ospite, perché è un ospite davvero molto molto importante. È un onore averlo qui con noi, perché pensate, lui è il rettore dell'università Auge, ecco, per essere preciso. L'Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei dell'Università La Sapienza di Roma. Benissimo, ed è anche presidente dell'OPE, Osservatori Parlamentari Europei, presso la Commissione Europea, e poi editore di vari libri, ma la cosa che a me interessa è stato appunto in giuria della Commissione di Miss Italia, non solo a Sasso Maggiore Terme, anche a Montecatini Terme, alla fase finale. E allora quelle trasmissioni erano presentate da Carlo Conti, l'applauso invece chiaramente per Fabrizio Frizzi, che lo ricordiamo sempre, mio grande amico, lo ricordiamo sempre con grande piacere. Allora, vedo qualcosa di azzurro, la camicia azzurra. No, io ho il cuore azzurro. Il mio incontro è da sportivo, la mia presenza è da sportiva, ma con un cuore azzurro. Ah, ecco. Pensa che se facciamo un taglietto esce il sangue azzurro. Avere il cuore che urla un sangue azzurro, perché come sangue azzurro possiamo dire che questo scudetto è la risposta all'Italia, è la risposta alla Federazione Calcio, che Napoli ancora insegna, Napoli ancora è scuola. È scuola di vittoria, perché questo è lo scudetto del club, è lo scudetto dell'allenatore, un allenatore che non era riportato tra i grandi nomi, un club che era sempre invidiato, ma questo è l'unico club che con la sua amministrazione non è stato oggetto di nessuna attività che possa essere soggetta alla sorveglianza della federazione o altri tribunali. Questo è dire grazie al club, grazie ai giocatori che nel calcio giocato, forse spenderei qualche parola fuori luogo sul calcio giocato perché non è la mia professione, però di certo una squadra che gioca una partita in Europa
in 90 minuti, ne gioca 80, anche uscendo con un risultato non migliore, ma per 80 minuti gioca, significa perdere con l'emozione e la turbativa di giovane e non di chi è abituato a vincere. Gli altri erano abituati grande, a vincere. Guarda, ha fatto una è sintesi. È stata una ringa favolosa. È un avvocato, è anche a avvocato. Difesa del Napoli. Non dimentichi che sono un avvocato. Aspetta, lancia la palla. Attenzione, dai il microfono a lui che è ora di lancio la palla. Vai, vai, adesso prendi la palla. Vai, la presa proprio in modo eccezionale, strabiliante. E attenzione perché lui invece è un cantante, che oggi avremo modo di ascoltarlo con attenzione, ed è Gigi Marini, eccolo qua. Buonasera, buonasera a tutti. E allora la sua carriera possiamo dire che inizia più o meno negli anni 90, 1995, quando ha collaborato con Valentina Stella per un brano che ha avuto molto successo, Mente e Cuore, sì. Ricordiamo questo. Poi ha partecipato al Festival di Napoli, che è stato in onda su Rete 4, il Festival Show del Triveneto, poi tante altre cose importanti. Parliamo di Napoli adesso, allora? Sì, allora se mi consenti io volevo dare il buonasera a tutti sì. quelli che ci seguono da casa e buonasera e grazie di avermi dato l'opportunità di essere ospite questa sera con tutte queste belle persone, queste grandi personaggi sia delle istituzioni che del mondo della formazione. Un grazie a Vittorio Delfi Management che mi ha dato l'opportunità di stare con voi. Io mi sono cimentato in quello che è era il mio sogno nel cassetto, cioè realizzare un album dedicato alla nostra tradizione classica napoletana con dei brani classici napoletani. Approfitto per fare gli auguri al Napoli, finalmente abbiamo coronato il nostro sogno, uno scudetto sofferto ma onesto. Meritato. Onesto direi, giusto. Forza Napoli. Forza Napoli. Vai, forza Napoli. Ogni volta che abbiamo l'opportunità di guardarlo, vengono in mente tanti ricordi, perché sono i ricordi di un grande attore, tanto amato, ma soprattutto dai bambini, perché soprattutto dai bambini, e soprattutto di Bud Spencer. Lo ricordiamo con un applauso, perché facciamo l'applauso. Abbiamo qui il sosia Francesco Giuseppe Nicotra, eccolo. Buonasera a tutti. Lui ha partecipato a tante trasmissioni, La Vita in Diretta, Scommettiamo, Estate 5, Verdetto Finale, Ciao Darwin, ho segnato qui alcune cose importanti, 5 film, anche una fiction, dove ha interpretato il ruolo di un ispettore italo-americano. Ecco, perché dobbiamo dire che ci sono anche dei ruoli personali, non solo. Sì, in queste circostanze che hai citato non faccio proprio Bud, ma ho dei ruoli particolari. Ecco, è una cosa importantissima, anno 2004. Tu stai per ricevere un premio, arriva sul palco chi? Bud Spencer, e mi premia la carriera a Rai 1, la trasmissione delle Gocce d'Acqua. 2004. Con Carlo Conti. Giorno da ricordare. È una bella soddisfazione. Il tuo rapporto con il Napoli allora? Ma il Napoli quest'anno ha vinto lo scudetto per me già dal mese di settembre, perché ha dimostrato di valere e giocare meglio di tutte quante le altre. Purtroppo qualcosa non è andata poi nelle altre competizioni, ma non per volere del Napoli. Però mi rivolgo ai calciatori, perché mo abbiamo visto che festeggiare ci piace, quindi parlo con due frasi di due film di Bud, rivolte ai calciatori. Mi raccomando, vincete, altrimenti ci arrabbiamo. Bene, adesso è arrivato il momento di presentare l'ultimo ospite, l'ultimo in ordine di apparizione, attenzione amici carissimi. Allora, lui è un avvocato, però ha
diciamo penalista. È un penalista, per essere più precisi. Come guai? No, lasciamoli stare, mettiamoli da parte, guai. Oggi parliamo di cose belle, questo scudetto del Napoli, ma dobbiamo dire che lui è anche autore di testi, di canzoni, ha iniziato con Francesco Boccia qualche anno fa. Mio cugino. Sì, tuo cugino. Turu turu nella testa. Ricordate? Famosissimo. Sì. E ha scritto due brani con Andrea Amato, giusto? E che è il paroliere, ricordiamo, lui bresciano, paroliere di Neck e di Alessandra Amoroso. E ha scritto un altro brano che magari in futuro noi ascolteremo. Forza Napoli! Dai, speriamo, speriamo di cantato avere il da chi? Tempo. È un inno di Napoli. Aspetta. Do una chicca! Vai. Cantato una chicca. Da Marco Aletta. Si è mosso... Do una chicca. Allora, lo facciamo dire da lui o lo dico io? No, dillo tu, vai. Allora... Questa canzone è stata scritta per Silvia. Per me. Davvero. Dell'occasione. Forza Napoli. No, per l'occasione della vittoria del Napoli. Capito? Bene. Speriamo di andare subito in studio di registrazione, non vedo l'ora. Volevo aggiungere qualcosa sul Napoli? Ricordo del Napoli. Sono nato a Fuorigrotta nel Rione Lauro, un problema alle gambe, mio nonno mi porta a 5 anni da Giovanni Lambiase. E si sono raddrizzate le gambe, ho avuto la fortuna di vedere due scudetti, ma immaginavo invece questa fortuna di vivere questo terzo scudetto, che io ritengo che questo sia quello più meritato, perché è quello più, del quale abbiamo avuto più contrasti. Questa è una frase, è una grande squadra, sentito, tra tante frasi, questa è una frase, questo è quello più meritato. Sempre Forza Napoli, anche grazie. Se qualcuno, e poi parleremo di questo, dice il campionato falsato, eccetera, eccetera. Addirittura stanno mettendo in mezzo adesso un'altra questione, la questione Osimhen, che il Napoli potrebbe addirittura retrocedere in Serie C, vengono tolto lo scudo. Parleremo anche di questo, è una notizia di qualche giorno fa, lanciamo la palla. Lanciamo, e allora andiamo subito... In studio di registrazione, vai col pallone. Allora, noi siamo pronti per iniziare il nostro dibattito, ma prima di fare questo, un momento musicale ci vuole. E se io vi dicessi che uno dei nostri cantanti preferiti, ho fatto un sondaggio pochi minuti fa, che appunto il cantante particolarmente amato, attenzione, partenopeo, è lui, non può essere che lui. Stiamo parlando di Pino Daniele. Facciamo un applauso. Io sono a Pino. Molto legata. E quindi? Sono legata per due motivi a questo pezzo che canterò. Anna Verrà, per mia sorella che non c'è più, e per Pino anche. Quindi lo dedico a queste due persone speciali. Anna verrà
raccoglieremo i cani per strada, ci inventeremo qualche altra cosa per non essere più soli. Soli. Se è così lontano il mare, Anna verrà, Anna verrà col suo modo di rubarci dentro, ti sorridere per questa libertà. Sole, e allora se ti cercherai, forse per sognare ancora, oh, ancora, oh, dimmi se è così lontano il mare. Il mare. Meraviglia. Grazie, grazie. È incantevole, poi con questa voce di Pino Daniele, insomma, veramente ha creato un'atmosfera davvero molto molto particolare. Non ci siamo assolutamente dimenticati di lei, bella più che mai, molto giovane, e indossa una maglia speciale. Emanuela, vieni qua, vieni, mani. Fatti vedere meglio, fai una bella sfilata, facciamo vedere questa maglia con il 3, appunto, i 3 scudetti vinti dal Napoli. Questa ragazza è giovanissima, guardate com'è bella. È già pronta per prove ancora più impegnative. Emanuela Leopaldi, non Leopardi, ecco, Leopaldi, c'è la L bella al posto della Leopardi, bella, bella, molto bella, guarda. Si sta già preparando per prove più impegnative, credo che poi la vedrò sicuramente anche a Miss Italia, di sicuro. E poi di Napoli, campione, facciamo vedere sotto d'Italia, giusto? Ok, perfetto. Bene, brava. Grazie, bella. Bravissima e bellissima la nostra Emanuela. Allora, io direi di iniziare immediatamente ricordando che abbiamo due ospiti che purtroppo lasceranno il nostro studio tra qualche istante, ma abbiamo detto più volte, Vittorio, sì. Insomma, il nostro... E finalmente, Vittorio, si può sedere. Abbiamo la panchina lunga. La panchina lunga. No, ma... No, ma proprio gli fanno male i piedi. Le scarpe lucide, hai visto? Sono lucidissime. Tutte guarda le mattine si belle. Veste proprio bene proprio... quando viene in trasmissione. Hai visto? Che bel complimento. Allora, ecco, le scarpe lucide appunto del nostro Vittorio Mendoza. No, dicevo, è un altro in un palazzo, c'è gente che viene, che va, insomma, ed è così, bello, sempre dai, il nostro format. È il nostro format, appunto, la nostra trasmissione. Perché abbiamo molte richieste, quindi. Molte richieste, la trasmissione sta avendo un successo incredibile, davvero incredibile. Allora, dunque, iniziamo a parlare di Napoli e andiamo a qualche giorno fa, perché insomma queste immagini sono rimaste nella nostra mente. Sì, abbiamo vinto lo scudetto, ma attenzione, ma c'è una partita importante, la Juve è stata battuta nel suo stadio. Dovremo vedere le immagini, c'è anche l'immagine che ci ha regalato anche il nostro Angelo Savino, perché lui è bravissimo anche a creare dei montaggi, delle cose molto particolari. Sono due immagini, i due gol visti da due punti differenti. Allora, uno direttamente allo stadio, dovremmo vedere le immagini, vediamo con l'audio però, con l'audio durano pochi secondi, dovremmo vedere il gol di Rassano. Alla fine della...
della partita, guardate. E qui il fischio finale. Adesso facciamo vedere l'altro e l'ultimo filmato, poi salutiamo l'ospite che sta per andare via. Il filmato di Angelo Savino che ha preparato, bellissimo, veramente molto bello, con la telecronaca. È preparato in queste ore, possiamo dire, in certo qual modo, Angelo Savino. Dovremmo vedere anche là, da un'altra parte, appunto questo gol appunto di Raspadori, una visualizzazione particolare, completa, organica. Ecco, diamo anche il microfono perché, ecco, gli diamo anche il microfono. Dove vedete, le immagini sono pronte, vediamo, dovrebbero partire le immagini per vedere appunto questo gol. Mentre... Allora, mentre sì. aspettiamo... diciamo che questo gol è stato un po' il karma, no? Sì. È stato perché prima mi riferivo a quello scudetto perso nel 2018, praticamente al 94esimo segnò Koulibaly, sempre in quella porta a Torino, quel famoso colpo di testa. E dopo 5 anni sì. il karma ha voluto che Raspadori segnasse. Si sentono, attenzione, i numeri. No, si stanno scambiando, potete farlo senza microfono magari, ecco, si stanno scambiando i numeri, che uno deve andare via, quindi... È il bello della diretta, sì, bello della diretta e quindi allo stesso minuto nella stessa porta Raspadori ha messo. Io sinceramente con quel sinistro ho rivisto addirittura, non vorrei essere un misticista, un religioso, ho visto la reincarnazione di Diego Maradona in quel momento, che con quel sinistro ha messo la palla lì, il grande Diego. Mi ha telefonato la signora Adelaida, lo sapevo fa che ha vinto tutta la squadra, ti ricordi Giovanni che abbiamo fatto tutto l'intruio per la squadra, ha vinto, incredibile, guarda, incredibile. Allora mentre andiamo a trovare, non so se riusciamo a trovare appunto il gol che tu ci hai donato, era un tuo montaggio, lui proprio deve andare via, però volevo, che peccato, volevo però gli diamo il microfono, volevo solo sapere una cosa molto importante. Allora, i punti vincenti del Napoli, il Napoli non è che abbia proprio un leader straordinario, certo. ai tempi come è stato Maradona, però secondo me il leader è Spalletti. Sei d'accordo con me? Il vero leader è la squadra. Sì, la però squadra uno... che ha avuto un'ottima direzione. Sono d'accordo. Una regina amministrazione e un grande allenatore. Un allenatore che ha portato, ha fatto crescere questa squadra formata di giovani, l'ha portata al successo facendogli vivere l'emozione del ragazzino che va alla prima comunione. Il bello è questo, di questa squadra, che questi ragazzi sono arrivati allo studente con l'emozione della prima comunione, neanche della cresima. Avete seguito la partita con la Juve? Era una partita da vincere 3-0, non era una partita da vincere, da vincere 1-0, quella era una partita da vincere 3-0, non era da vincere sì. con i tempi straordinari, con i minuti extra. Perché era da vincere? È una squadra che si è emozionata continuamente e continua ad emozionarsi. E il bello è che c'è un capofamiglia. Ecco, chi è il capofamiglia? Dove c'è il capofamiglia? È il presidente. Ah! E di quello che vogliamo. Allora, non dimentichiamoci. Comunque il presidente è un capofamiglia che con i suoi torti e con le sue ragioni porta avanti questa famiglia. Noi però, abbiamo di fronte dei giovani, sì. i giovani che vengono fuori da nazionalità diverse, gestiti bene. La globalizzazione che noi tanto ne parliamo, neanche oggi con i social si riesce ancora a parlare di socializzazione, della globalizzazione. Immaginatevi in una squadra, una famiglia, in una tavola, quanto sia difficile poter far convivere insieme questa realtà. Vogliamo parlare della partita del Milan? Sì, la partita no, del Milan ha un significato importante. Ascolta, hai elencato quasi tutti: Spalletti, il presidente, i giocatori. Giuntoli. Giuntoli è il numero uno della squadra. Attenzione. E ecco, lui è la, io no, io ho parlato della direzione. Che dovrebbe andare alla io ho parlato so. Della direzione. Ecco, direzione, amministrazione e allenatore. Ma il premio va alla squadra. Poi certo. abbiamo qui la regina in brota. Se vogliamo, la regina in brota. Barone, la regina. Baronetto, la è diventata regina. Lui ha chiamato imperatore. No, tu... la regina in brota, sa perché? Perché giocare a scacchi, la regina è la più importante degli scacchi. Ecco. E il suo ruolo nella squadra del Napoli era tu. Il più importante della squadra. Quando lui ha giocato, io ricordo Carmignani, Bruscolotti, Pogliani. Lui, quando è arrivato in quella squadra, era la regina. Lui non poteva indietreggiare e poteva andare avanti. Gli altri dovevano rispettare i ruoli. Questo è il significato del vero? È il significato sì. della battitore libero. Non per identificare sesso o qualità. Quindi, ma per no. Padronanza del capo. Da baronetto a imperatore, da imperatore a regina. Regina di scacchi. Regina di scacchi, attenzione. Io anche sì. Accetto. Tra le altre cose ricopro la carica di docente all'Università degli Studi di Milano. E ogni fine settimana io sono lì a ricoprire la mia carica, ho il treno che mi parte
perché mi parte un momento, devo lasciare, ma con piacere restavi in questo incontro. Vabbè, ma ritornerai, ringrazio Vittoria Ferti, ringrazio Silvia che stimo tantissimo, grazie, professionalmente e umanamente, ringrazio tutti, ringrazio grazie Renato che ci siamo incontrati anche ieri sera, siamo stati insieme, ringrazio tutti, io partecipo insieme a uno spettacolo, insieme a uno spettacolo importante, un bellissimo spettacolo, sicuramente condividere dei momenti dei momenti insieme sono i migliori, certo, qualunque natura gli vogliamo dare sono sempre dei momenti migliori che lanciano il segno. Allora intanto lo vai a salutare, ti siedi al suo posto, vai Vittorio, lo saluti così lo ringrazi anche, ecco qua c'è la stretta di mano tra i due, ecco, una stretta di mano diplomatica perché insomma tutti e due hanno vissuto momenti nel mondo anche della politica e quindi si sono incontrati oggi. Diciamo mai fatto politica, politica nel senso è Parlamento europeo, Commissione europea. Io la mia carica al Parlamento, alla Commissione europea è una carica istituzionale. Non è una carica politica. Poi se vogliamo sono tutti figli della politica. Infatti. Non me ne voglio. Non me ne voglio, sono tutti figli della politica. Qualcosa di buono la politica produce. No, lo fa, le fa tanto, quasi se non ci fosse Vittorio. No, diciamo che Giuseppe si è dimostrato un amico che nel corso degli anni si è dimostrato un amico affidabile. Sì. Affidabile, quindi praticamente ecco perché sta qui insieme a noi a festeggiare questo scudetto del Napoli che è il terzo della nostra storia e non c'è due senza tre, quindi il terzo e non c'è due senza tre, non ci poteva mancare Giuseppe Catamano nella nostra. Grazie mille, veramente complimenti, bravissimo. No, non c'è problema. Non c'è problema, ringraziamo Vittorio, si siede al suo posto, grazie mille. Allora, noi intanto andiamo avanti, parlavamo appunto di questa partita, no? Appunto del Napoli a Torino contro la Juventus, e può passare anche dall'altra parte. Voleva salutare, facciamolo in diretta allora. Beh, insomma, un saluto, vedete, tutto in diretta, bello sta cosa, hai visto Enzo? Lui che ama il Galateo, hai visto? Si fa così, è vero? È vero Enzo? Sì. Il Galateo è importante. Beh, ti fanno male i piedi? No. Si è stato tutto il tempo in piedi. Allora, carissimo Gianni. Carissima insomma, regina. Regina di scacchi. Scusate. Lunga vita alla regina. Allora, facciamo, ecco, mi dicono che è pronto il gol. È pronto il gol. Vediamo il gol insieme e poi ci racconti un po' come. D'accordo. Ecco, vediamo il gol con la telecronaca. Ecco. Terza sconfitta. Angelo Savino. Bye Angel, sono io. Bravissimo. Prego Gianni. Allora. Beh, intanto un'azione bellissima, ma la cosa che più mi aggrada di questa segnatura che poi ci consegna lo scudetto, il terzo scudetto, è quando la palla passa in mezzo alle gambe del portiere della Juve. Lì è la classica ciliegina sulla torta perché, come si dice a Napoli, dovevano morire col fieto del miccio. Allora, proviamo a tradurre se qualcuno... No, aspetta, questa è una cosa importante. Questa mi è piaciuta, voglio sentirla. Come hai detto? Devono morire col fieto del miccio. Fieto, che cosa vuol dire? Il fieto, l'odore quando si accende la miccia di qualcosa che deve esplodere. No, quando avverti l'odore, sì, già sei saltato in aria. Non so tutti i napoletani che vedono la nostra trasmissione, allora faccio la traduzione. No, scusami. Prego. Scusami, Giovanni. Allora, la cosa che più mi ha lietato a me è il fatto che non è che era un portiere, sai, di quelli scarsi, è considerato uno dei migliori portieri della Serie A, sì, quindi aver preso un gol in mezzo alle gambe a maggior ragione. Ancora. Allora, dobbiamo parlare. Peraltro c'è anche una novità che viene dal Ministero. Microfono. C'è una novità che peraltro è stata introdotta dall'Istituto Superiore di Sanità subito dopo la partita Napoli-Juve e il gol al 93esimo è stata introdotta nella casistica una nuova malattia. Cioè, una cosa importante. Sentite questa. È stata introdotta la malattia di un bruciore particolare posteriore per tutti quelli che subiscono il gol al 93esimo. Quindi è una di quelle cose che è prescrivibile dal medico. È prescrivibile dal medico, anche pensionato.
Consigliere, abbiamo parlato tanto bene di... Ovviamente è una battuta e sì, siamo allo scherzo, chiaro, insomma, stiamo scherzando. Credo che in queste ore ci sia consentito anche questo. Certo, abbiamo parlato tanto bene di questo Napoli, ma c'è qualche punto negativo del Napoli? Si può trovare qualche cosa da aggiustare? Ecco, calcio di rigore? Il contropiede, subisce troppo contropiede? Il suo credo. Contropiede non è più allora, io credo che dal punto quali di vista deboli del Napoli? No, io faccio non sposto, siamo in tema, sì. Quindi non sposto la palla fuori dal campo, nel senso che dal punto di vista io credo tecnico sportivo, io credo che ci sia poco da addebitare a questa esperienza di questo anno. È chiaro che la continuità di una stagione e l'idea che avevamo anche noi nella percezione di tifosi era certamente non poteva esserci una stagione, come dire, con un grafico che iniziava in un modo, con un picco che saliva e poi manteneva in maniera costante queste posizioni così verticistiche. La verità è che abbiamo assistito in queste ultime settimane ad un calo, io dico innanzitutto fisico, e forse anche mentale, ma innanzitutto fisico era logico, complicatissimo umano. Mantenere insomma, una tenuta di quel genere, quindi diciamo che da questo punto di vista che ci sia davvero poco da addebitare, diciamo, alla squadra, un rendimento costante, importante durante tutto l'arco del campionato e anche una squadra che ha saputo gestire in alcune partite momenti particolarmente difficili, innanzitutto con una tenuta del campo. Vorrei ricordare quella azione a cui stesso Spalletti ha dato una importanza particolare, se ricordate, fuori casa con il Sassuolo, che durante una fase di gioco di un calcio d'angolo il Napoli perde la palla e tutti e 11, quindi lo ha fatto Spalletti addirittura in particolare, tutti e 11 corrono in difesa per difendere il pallone e lì, come dire, si recupera in maniera forte, come dire, lo spirito, come dire, di coesione, di squadra, di gruppo e la voglia, naturalmente, anche rispetto ad un errore che viene commesso, di recuperare immediatamente il pallone. Io soltanto un piccolo addebito faccio, cioè, una delle cose che mi è dispiaciuta molto e su questa non siamo riusciti a recuperare, quindi sposto per un attimo un'angolazione un po' diversa. Lo dicevo a Gianni poco prima della trasmissione, purtroppo non siamo riusciti a recuperare una equazione che secondo me era naturale e diretta, cioè l'entusiasmo della città, la reazione positiva della città, la gioia, devo dire anche molto misurata, perché diciamo la verità, no? Cioè, fino ad una certa fase tra scaramanzia o comunque fair play o comunque voglia di attese di festeggiare ad un certo punto quando magari il risultato era un po' più certo, non ha corrisposto purtroppo lo stesso atteggiamento, la stessa reazione all'interno dello stadio. Questa è una delle cose che io considero, questo ovviamente è una mia visione un po' personale, una piccola sconfitta che portiamo a casa un po' tutti, forse perché si ha paura di sbagliare, un po' tutti i tifosi, ripeto, non voglio assolutamente aprire come dire una indifferenziale tifo organizzato, sì. Però questo, come dire, era un gap che andava recuperato e su questo probabilmente, come dire, poteva esserci un atteggiamento diverso. Allora, so che deve andare a Polimeliano, un'ultima domanda. Sì, secondo lei, insomma, è organico da confermare o bisogna cambiare qualcosa, innesti nuovi? Io penso che anche qui, tra gioie e dolori, per come ci ha abituato, io credo che un esercizio i tifosi ormai lo hanno fatto e quindi anche un convincimento che ci viene anche da un atteggiamento che in una prima fase abbiamo respinto, sì. Mi riferisco al presidente De Laurentiis. Noi siamo abituati ormai a un fatto, vogliamo bene ai nostri calciatori, ma non ci imbarazza, non ci ferisce più e, come dire, non siamo più dispiaciuti del fatto che da domani possa venire un nuovo Osimhen, così come è potuto venire nel passato un nuovo Cavani, un nuovo Lavezzi, un nuovo Hamsik, cioè tutti quei calciatori che hanno saputo dimostrare nel corso degli anni, invece, anche partendo da posizioni non di particolare pregio sportivo, cioè non venivano dei campioni, ma campioni lo sono diventati a Napoli. Quindi non c'è più il rammarico
rispetto ad un dato, cioè se va via Osimhen, certamente è chiaro che la reazione emotiva è quella di un dispiacere anche immediato, ma noi siamo convinti che se continua questa fase, se si è aperta una stagione sportiva che è quella a cui siamo abituati, io credo che la organizzazione, chiamiamola così, Calcio Napoli, sarà in grado di mettere in campo ulteriori e nuovi colpi, sapendo che c'è un lavoro di scouting che è stato fatto importante. Io non sono un particolare addetto ai lavori, ma insomma è una capacità di lettura, ma credo che media, che tutti quanti abbiamo, ormai siamo nelle condizioni di poterla fare. Quindi su questo devo dire i tifosi hanno fatto un passo in avanti, c'è stata una maturazione in questo senso secondo me importante, quindi siamo felici di ciò che è stato, lo guardiamo con grande amore e questo lo dimostra il fatto, io lo dico, quando è che secondo me si supera Gianni, poi mi fa piacere ascoltarti se ci dai la possibilità. Il gap secondo me è stato superato, l'ultimo è stato Higuain è stato l'ultimo calciatore del Napoli contestato. Dopo Higuain, tutti quelli che sono andati via conservano uno straordinario rapporto con la città, ci tornano volentieri e sono letteralmente osannati quando ritornano a Napoli in città o addirittura nello stadio, perché poi tanti ex sono anche coinvolti nelle trasmissioni sportive, addirittura in una in diretta quando ci sono le partite. Ecco, io in questo trovo un atteggiamento maturo della città, dei tifosi e del fatto che Napoli ormai riesce ad accettare anche quando un calciatore va via e un altro nuovo viene. Sentiamo Gianni su questo. No, io sono perfettamente d'accordo, però aggiungo che il gap ultimo è stato raggiunto dopo la parentesi Higuain, dove un po' tutti ci siamo sentiti traditi. Perché è andata alla Juventus. Con le cessioni eccellenti di Koulibaly, di Insigne, di Mertens, di Ospina, praticamente lì noi rimanemmo un po' tutti dispiaciuti, però è stato superato il gap e la società si è fatta trovare pronta e ha portato al posto di questi magnifici calciatori altrettanti magnifici calciatori che ci stanno dando la terza gioia del terzo scudetto. Quindi io penso che quello è stato il momento. Ad esempio, oggi ci potrà dispiacere, ma non ci farà più specie se verrà ceduto Osimhen, perché la società ci ha abituato ora che va subito a sostituire Osimhen con un altro grande, magari giovane attaccante, e quindi noi siamo più tranquilli, più consapevoli di andare dietro ad una programmazione che è partita nel 2004, ma che ovviamente oggi ha toccato la cima della programmazione. Quindi io sono d'accordo, si è aperto un ciclo. Un grande ciclo, chissà che possa arrivare appunto a Napoli anche la Champion, la famosa coppa con le orecchie grandi. Grazie consigliere, la ringraziamo. Grazie ovviamente per l'ospitalità. Assolutamente, festeggeremo tutti insieme. Però prima che va via, io volevo puntualizzare una cosa. In tutte le cose si dice che quando c'è programmazione bisogna cominciare dalla base. E devo dire che De Laurentiis in questo caso, partendo da lontano, ha creato sempre le basi corrette per fare una squadra che non avesse un deficit di bilancio, ha sempre portato i conti in ordine come un grosso imprenditore. È vero. E forse siamo uno dei pochi club che possiamo dire di avere un bilancio sano e positivo. Su questa cosa mi dai ragione, Diego? Secondo il microfono. Sì, è così, ci ha abituato, però vedi Vittorio, io credo che noi dobbiamo chiudere questa stagione in bellezza, nel senso che noi tifosi dobbiamo secondo me fare qualche altro piccolo passo in avanti in termini di maturazione, perché sai, poi si aprono anche delle discussioni che diventano più di carattere sociale e culturale allo stesso tempo. Il Calcio Napoli è di proprietà di Aurelio De Laurentiis,
Poi dice no, ma invece è di noi tifosi, siamo noi il Calcio Napoli. Il Calcio Napoli è un'impresa, funziona come un'azienda, e lui è stato bravo al netto di alcuni comportamenti e atteggiamenti che vanno stigmatizzati. Io dico quello che penso, che in questi anni hanno caratterizzato anche, secondo me, qualche scivolone sul piano anche relazionale, comportamentale, cioè di qualche, secondo me, anche come dire, affermazione che lui avrebbe potuto tranquillamente evitare. Però lui su questo ha dimostrato di avere grandi capacità. È una discussione che io vorrei rinviare ad una fase successiva, perché è una cosa che mi appassiona. Ecco, quando lui dice... E quando si innesca quello scontro con i gruppi organizzati, i tifosi, e lui dice, fa alcune affermazioni, dice no, io poi devo, a me interessa che vengano le famiglie allo stadio, i bambini, in realtà dice una cosa sapendo di mentire, perché con questi attuali prezzi, alle condizioni attuali, come certamente una famiglia media che guadagna monoreddito e guadagna uno stipendio, significa che allo stadio non ci può più andare. Certo, certo. Però io vorrei evitarla questa discussione, ma attenzione, ci mancherebbe, nel pieno della democrazia ciascuno può esprimere la propria opinione, se lo vuole fare anche adesso, non tocca a me dire sì o no, però una responsabilità lui ce l'ha, e con questa vi lascio. Che è che secondo me va rinviata più là, perché è più approfondita, bisogno, ripeto, di maggiori approfondimenti. De Laurentiis ha comunque la responsabilità di aver, a mio giudizio, abolito la clausola sociale nel mondo del calcio. Bravo. Mi dispiace, io questo lo devo dire. D'accordo. È una responsabilità che lui ha. Non sto dando un giudizio se ha fatto bene o ha fatto male. Lui ha ragionato da imprenditore e da proprietario della società sportiva Calcio Napoli. Se però il calcio, lo sport in generale, ma io dico l'impresa calcio, deve essere ad un certo punto, trasformandosi così come lui l'ha resa identitaria, con, come dire, un atteggiamento che sia di impresa a tutto tondo, perdendo anche quel pezzo, io dico lascia un pezzetto in termini percentuali, come da assegnare ad una condizione sociale che il calcio deve mantenere. E in questo c'è Diego Maradona. Gianni Brodo potrebbero essere un raccordo tra la società calcio adulta, Gianni Brodo, Bruscolotti, e in questo ci insegna Maradona, con le tante debolezze che lui ha avuto anche da uomo, innanzitutto più che da calciatore. Maradona ci ha insegnato in questi anni, cosa che francamente stendo poi a verificare in altri personaggi, molti lo avranno fatto, molti altri calciatori poi che si sono succeduti negli anni, ma Maradona era uno che andava in incognita, in silenzio, nelle periferie, con il tempo cattivo, con la pioggia, a giocare in mezzo ai bambini, senza però annunciarlo, senza chiedere nulla in cambio. Bene, io ringraziamo il consigliere, è rimasto ancora, potrebbe rispondere anche un grazie po', è stata una conferenza stampa, ha risposto anche alle nostre domande, lo ringraziamo, veramente bravo il nostro consigliere regionale, lo salutiamo e lo ringraziamo di vero cuore. Allora, i minuti sono passati, io chiedo scusa anche ai vari ospiti che sono qui, perché magari non abbiamo avuto modo di sentirli nel modo giusto, però ecco, Riselli, vorrei da te un aiuto particolare, perché vorrei far vedere quello che è successo, caro Enzo Sena, nello spogliatoio appunto del Napoli dopo il triplice fischio finale, quando l'arbitro ha fatto questo triplice fischio, grande gioia sugli spalti, sul campo, ma anche nello spogliatoio. Che cosa è successo nello spogliatoio con l'audio originale? Vediamo un poco. Queste immagini ci fanno riflettere, straordinario. È straordinario, sì. Si sono scaricati, no? Tutta sì. La tensione nervosa. E tu sai quello che succede magari dopo un saggio, dopo una gara. Sì. Tu sai benissimo. È stata una festa meravigliosa. Comunque, bravi, complimenti, perché arrivare a questo livello non è facile. Ascoltando, sì, voglio dire, un po' di teorie, analisi fatte anche dal nostro consigliere, però credo che il Napoli è in un'altra fase, cioè nel senso che ormai la mentalità è alta, sì, sta iniziando
a guardare molto lontano, ma nello stesso momento cercando di avere dei grossi giocatori senza nome, va? Sì. Che poi diventano grossi. Certamente. Allora, stiamo parlando di un nuovo ciclo, da un Enzo all'altro Enzo, vero? Vediamo il microfono, ce l'ha, eccolo qui. Lo vuole portare con lui, nasconde il microfono, portarlo a casa. A volte succede. È azzurro, ecco perché. Allora, stavamo dicendo all'inizio di un nuovo ciclo, magari altre grandi soddisfazioni. Ma noi abbiamo messo gli occhi, sia come tifosi, ma anche la dirigenza, su Beto. Secondo me potrebbe essere il sostituto naturale. Cioè, caspita, se casomai, io mi auguro di no, dovesse andare via Osimhen. Però... diciamo che io voglio ancora scendere e tornare in campo contro il sistema che abbiamo in Italia, perché quel maledetto arbitro dell'andata e quello del ritorno ci hanno tolto questa soddisfazione di andare in finale, e non me lo perdonerò mai a me stesso, ma non lo perdonerò mai agli altri. Io insisto che dobbiamo veramente farci sentire, perché è impossibile che il VAR non intervenga, è impossibile quello che sta succedendo. Allora Angelo, prima di passare, che so, mi sembra di capire che sta arrivando un ospite importante, allora volevo chiederti una cosa, la notizia di qualche ora fa, il Paris Saint Germain è fortemente interessato a Osimhen, l'altra volta parlavamo del Bayern di Monaco, secondo alcune notizie che arrivano da Parigi, il Paris Saint Germain avrebbe offerto al Napoli 100 milioni di euro più due contropartite come Icardi, attualmente in prestito al Galatasaray, e Paredes che gioca, ma non ha giocato poi tanto, nella Juventus di Allegri. La quotazione di Osimhen però è di 140-150 milioni di euro. Come andrà a finire? Beh, ci mancherebbe che le squadre top europee non richiedessero Osimhen dopo quello che sta facendo vedere, quindi è normale che anche il Paris Saint Germain sia interessato, anche se sono anni che fa incetta di calciatori assunti milioni di euro, però poi alla fine non vince niente. Questo che significa? Significa che per vincere ci vuole altro, non solo i grandi nomi, ma ci vuole cuore, ci vuole gioco di squadra, che il Paris Saint Germain non ha. Quindi nonostante che abbia Mbappé, che abbia Messi, abbia tanti altissimi, è un mercato estivo. 150 milioni probabilmente è il prezzo da cui si può partire. Però, si può partire. Non vorrei essere nei panni però da alcune dichiarazioni di Osimhen, forse probabilmente lui vorrebbe rimanere ancora a Napoli per ritentare di nuovo la caccia alla Coppa dalle grandi orecchie. Infatti, Gianni, ecco, prima di passare al momento musicale, preparo, che abbiamo qui il socio di Nato Zero, che tra poco vedremo al centro del nostro, chiamiamolo, palcoscenico. Gianni, insomma, la campagna acquisti estiva particolarmente interessante, perché qui si parla anche di, no, non per il Napoli, insomma, sono in vendita Kane, Mbappé, Osimhen, insomma, Alan dovrebbe rimanere lì dov'è, però diciamo che è un bel periodo estivo di acquisti. Ma indubbiamente a me danno fastidio queste notizie in questo preciso momento della stagione, perché non c'è rispetto alcuno per nessuno. Io sono dell'avviso che i contratti vanno rispettati, vanno onorati. È vero che ci hanno abituato un po' i metodi ultimi, che praticamente firmi il contratto oggi, già domani lo vai a ridiscutere. Questo è un qualcosa che a me non è mai andata giù. Quindi per quanto riguarda eventuali arrivi, cessioni e via discorrendo, mi rimetto sempre nella mente di chi è preposto per quanto riguarda il calciomercato, e quindi parlo di Giuntoli, che lui sa il fatto suo e sa in cuor suo che il Napoli ha aperto un ciclo, un ciclo che può durare a lungo nel tempo, quindi nel momento in cui vai a togliere qualche elemento da questo mosaico, può darsi che la stagione successiva ti vada male, e non è una cosa giusta, non è una cosa giusta. Allora Renato Rino, eccolo qua, mi sembra di vedere in fondo qualcuno che sta
Sì, è lei, caspita, dopo dopo di allora io voglio solo dire, sì, questo brano lo dedico al Napoli, a tutti quanti noi, i migliori anni della nostra vita. Che arriva dall'Argentina. Perfetto, quindi dopo è pronta, quindi, tra poco la vedo. Okay. Che cosa ci fai ascoltare adesso? I migliori anni della nostra vita. Che bello, un brano che a me piace tantissimo. Quelli che stiamo vivendo, con il Napoli. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte, che nessuna notte i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte, che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte, che nessuna notte è infinita. I migliori anni della grazie. Bravo, bravo.
Grazie, grazie, grazie. Anche alla finale di Miss Italia. Grazie. Conosco le sue qualità e sono davvero straordinarie. Ma è arrivata. È lei. Ragazzi, ma è lei. No, quella del remoto. Che ne so. È lei arrivata. Senti, la vuoi presentare tu? Gianni, ti prego. No, ma io non la conosco, non so. Sì, no, no, c'è l'aiutante, arriva, guarda, il nostro, insomma, corazziere. Il nostro produttore, quello che caccia i soldi, ecco qua, perfetto. Allora, attenzione, perché viene presentata... No, da lui. No, 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 Gianni, no, Gianni, devi presentare. Vabbè, io da sola, dai. No, vai. Ah, vieni, Adelaide! Adelaide! Fammi parlare che devo fare la canzone, per piacere. Ah, che bello caffè! Solo Adelaide lo sa fa la visetta di Moga Aladdin. Solo io vi faccio ricreare con questo qua, Moga Aladdin, ragazzi, te ne sei già andato? No, vengo, sto prendendo l'indumento. Allora, sono venuta ho portato a farvela qualcosa. Vedere. Vieni. La risetta, la colazione, finalmente. Ragazzi. La colazione. Pure tu, sì. No, vabbè, dobbiamo. Tutti che imparano. Vai, tutti e io due, naturalmente. Vai. Ok, metto, qua si stanno ubriacando come si dice in lingua, perché l'avete chiamato regina, ora mi mettete avete capito tutto. Ok, perché sono diventata famosa, infatti mi invito nei matrimoni, alle feste, non sto capendo più niente. Un mio ristorante a basso mare è pieno di gente e allora mi ci vuole l'aiutante. Brava, avete fatto bene, abbiamo visto. Siamo a tua disposizione. Il mio caffè, ragazzi, andiamo subito a sé. Il mio caffè se beve alla mattina, alla tarda e alla snoce. Allora qua prenti pronti, se mette il latte e la brocchetta, poi metto un po' del latte qua dentro. Perfetto. Ok, del lecce. Poi del tè, abbiamo tè, vedi, prendi questo latte, fai qualcosa pure tu. Sì. Poi non sfottete perché siamo tutti in faccio in qualcosa. Poi, è pronta ancora. Ma qualcosa anche a lui. Il pepe, il sale, un po' di salata, un po' di aceto, poi un po' di cipolla, ragazzi. La cipolla non manca mai, perché quella proprio. E poi la cioccolata, come la vuoi, così amaro oppure bella dolce? Al latte a me piace. L'aglio non... questa volta lo mettiamo perché poi serve a Giovanni. Giovanni ci abbiamo pulito, che qui non bisogna dimenticare. Poi ragazzi, 7 ore di farfalla. De mariposa, no che Maria riposa. Tu come la chiami questa? Farfallina, perfetto, esatto. La farfallina dove vuoi? Allora, a questo punto, naturalmente, che bello caffè, sulla di là tu sapevi fare, con la moca Aladdin, io vi faccio ricreare, ragazzi. Allora, poi dopo, quindi io ho deciso che di solito le cucinere non dicono mai tutta la ricetta. No. Io infatti l'ho mai messa qua, la ricetta, non mai, ho voluto, perché insomma... Però io questa volta, perché siccome i miei clienti sono tutti felici, quando vengono al mio ristorante, dicono, vado Adela, ma come si dico questo caffè? Io dico, come? Guarda, ha messo tutti questi ingredienti? Sì. No, perché io non capisco, mi sento diverso. Allora, fammi capire, se c'è veleno morirò. Oppure, ma sarà dolce, sai perché? Perché l'amore... che non c'era, adesso c'è, hai capito? E allora tutti, no, vogliono venire da me a basso mar, no, a gustare questo caffè nel mio ristorante. Allora io mi rivolgo a te, che poi non mi hai chiamato, dillo tu, Giovanni, che tu che sei cacciatore, perché non mi chiama questo va bene, e allora la prossima volta mi rivolgo a qualche altro cacciatore. Allora Simè, guarda, hai fatto l'intruio ed avete vinto. Allora per piacere, porta tutti i tuoi cacciatori al mio ristorante, ok? Mi raccomando, non mancate. Quindi come materiale, allora io dico sempre, ti faccio una tazzina di caffè, no? Perfetto, allora, ecco qua, tu non mi dici per esempio quanto costa, per esempio, no, dillo. Quanto può costare una... Madonna, come si venale, amico, quanto potrebbe costare una... Come si venale, pensa sempre un dinero. Sì, ma quanto potrebbe, insomma... Allora, si pensa sempre un dinero. E l'editore vi ha chiesto. Che tanto che ha già fatto, che tanto che ha già girato, prima o poi la carta di credito te l'ha già spillata. Hai capito? Ce l'hai la carta di credito?
credito. C'era lui, l'ho prestata a lui. Caccia la carta di credito. No, camo, no, 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 non si può. Allora lo dico a tutto il mondo che tu non vuoi cacciare soldi. È vero. No, vuole cacciare soldi. No. Ha ragione. Lo dico a tutti gli italiani qua. Dillo a tutti. Oddio mio, guarda. Qua c'è uno solo che deve cacciare. Ma vabbè, ragazzi. Eccolo qua, è lui che deve cacciare. Ah, che bello caffè! Sulla delight un sacco fa. Con questa moga Aladdin. E io vi faccio pure. Voilà, arrivederci, ragazzi. Io me ne vado. Grande Delaida! Bellissima Delaida! Stupenda, favolosa! Che fa? Ci togliamo? Tu che dici? Sì, grazie, grazie. No, forse penso. Ah, no, devi fare quel famoso. Il rito. E dove sta il. Ecco, Aspetta, che Manuela. Aspetta, ha lasciato un like e Manuela, vai. Aspetta, che dobbiamo fare anche la foto. Questa è una cosa importante che rimarrà nella storia del Napoli. Del calcio Napoli. La storia del calcio Napoli, signori. Gianni Improta che sta per fare qualcosa di molto importante. Vai. Ci stiamo divertendo, ovviamente, no? Agli, fra vagli, fatturo, canguagli, cavalici e cavaragli. Vai! Bravo! Bravo Gianni! Ordinario. Allora, benissimo! Complimenti! Prego, corazziere, possiamo... Ecco, grazie, è stato favoloso! Allora, dunque, andiamo, ci dicono sì, che abbiamo ancora 100 minuti, no, 10 minuti a disposizione. Allora, Enzo, cosa hai portato di bello oggi? Un mix di balli caraibi. Ahia, bellissimo. Sei mambo al Teatro Totò. Però io ci tengo a precisare che nel filmato vedremo anche... Silvia Limongi, che è mia moglie. Che vorrei salutare, un applauso. Silvia! È la mia voglio un mondo di bene! È la mia principessa Shaya Sina. Shaya, che dobbiamo che salutare. Ci collabora e ci aiuta nelle nostre imprese. Vediamo allora, vediamo insieme questo filmato? Siamo pregati di lanciare le cinture di sicurezza, tra qualche istante troveremo nel magico mondo il caraibico. I comandanti Enzo Sena e Silvia Limongi vi auguriamo un buon viaggio. La compagnia Air One del Quensi ricorda che abbiamo previsto il mondo caraibico e il viaggio. Thank you.
Bene, allora c'era un altro momento, vabbè, insomma, motivi di tempo che siamo. Siamo in chiusura, bravissimo, perché ho visto eri incantato tu. Gianni, eri incantato. Sì, che merito. C'era un altro minuto il mambo che finiva poi. La facciamo dai, la prossima volta lo facciamo dal vivo. Grazie, eh? Grazie. Che abbiamo gli ultimi 10 minuti e abbiamo da ascoltare anche loro. Per esempio abbiamo Gigi Marini. Vieni Gigi, eccolo qua che ci deve presentare. Buonasera. Buonasera. Hai qualcosa a tutti tra le mani? Sì. Allora, questo è il mio cofanetto dedicato alla tradizione classica napoletana. Potete acquistarlo, ascoltarlo, scaricarlo su tutte le piattaforme digitali terrestri. Che bello. Perfetto. Lo regaliamo a Silvia, sì. Oh, un saluto a Roberto Arena Management, che è la produzione di questo disco, e un ringraziamento a Vittoria Delfi per avermi dato l'opportunità di potervi far ascoltare questo mio piccolo viaggio. Il viaggio che si chiama Mare Chiaro. Mare Chiaro, vai. Quando sponte la luna a mare chiaro, pure li pisci ci fanno l'amore. Se rivolgono l'onda del mare, per la priezza cagnano colore. Quando sponte la luna a mare chiaro, a mare chiaro c'è sta una finestra, la passione mia c'è tutto lei. Nu garofano attore, in tana testa passa l'acqua sotto e murmulea. A mare chiaro c'è sta una finestra. Stelle sono lucente, non sa questo occhio che tu tieni in fronte. Sti due stelle mi sacci sulla mente, dintallo cuore ne tengo lì ponte. Chi dice che le stelle sono lucente? Scegliete Carolina, l'aria è dolce, quando mai è tanto tempo già aspettato. Accompagnando i suoni con la voce, stasera una chitarra ci ho buttato. Scegliete caro lì che l'aria è dolce. Callaria do bravo, bravo. Grazie. No, stavo chiedendo la musica popolare questa. Sì, diciamo, dai, è una rivisitazione tra l'etnico e il popolare. E il popolare. Sì, beh, sì, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Vogliamo fare un rito, un rito delle nostre canzoni. Un rito e poi dopo c'è il negozio. Non dimentichiamoci di Giuseppe. Bandiere.
Francesco Giuseppe Nicotra, che tra poco ci fa tutto il soprano. La canzoncina di sì. Intanto abbiamo una notizia, forse nell'ultima ora, che ci darà Angelo Savino, perché mi sembra di capire che tra poco, diciamolo subito, che sono in prefettura. Tra poco ci sarà la conferenza stampa per lo slittamento della dell'orario della partita. Quindi, sì. Siamo proprio in contemporanea. Perfetto, perfetto. Gianni, non ti distrarre, prepara le canzoni, dai, su. Siamo pronti? Eccoli là, azzurro, vogliamo fare azzurro? Enzo, no, Enzo Capazzo, forza parole. Bambini! Dai. Siete pronti? Dai. Non ce la facciamo? Volete chiudere? Allora facciamo... No, facciamo così, facciamo cantare lui. Facciamo cantare Francesco. Lui, vieni. Eccolo Francesco. Qua, Francesco Giuseppe Nicotra, che chiude. Appunto, anzi, facciamo una cosa, chiudiamo con lui, nemmeno la sigla mandiamo, ok? Chiudiamo proprio con lui, perché siamo, io chiedo scusa anche a tutti gli ospiti che hanno avuto l'opportunità di parlare, perché insomma gli ospiti hanno tantissimi, tante le cose da proprio. Allora salutiamo tutti con questo brano di Francesco Giuseppe Nicotra, che porta per titolo Una carezza in un pugno, per dedicare che Bud non tira solo pugni ma fa anche le carezze. E allora chiudiamo così la trasmissione. Tifoso aspetta sano. Dopo facciamo anche tu la fine del mondo, okay. Napoli. Vediamo lui e poi dopo ci salutiamo. Via. Ok, vai. A mezzanotte sai che io ti penserò. Ovunque tu sarai, sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontana quando brillerai nella mia mano. Non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso non lo sono stato mai, e quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso non lo sono stato mai, e quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Vai, vai. Grande! Andiamo con la canzone. E chiudiamo con la canzone Napoli, tu sei la fine del mondo. E ci vediamo la prossima settimana. La prossima. Ciao a tutti! Oh. Ciao! Forza Napoli! It's a beautiful day, è quasi sempre uguale, quando ti vedo giocare, io smetto di pensare, ed è così che ti voglio. Tu
quando ti vedo giocare, io smetto di pensare, ed è così che ti voglio. Tu, tu sei la fine del mondo, la fine e l'inizio, Napoli tu sei. Napoli ti aspetta, non andar via, fammi entrare nei tuoi sogni da campione. Tu, tu sei la fine del mondo, la fine l'inizio, Napoli tu sei. Tu sei come mi immaginavo io, come mi immaginavo il Napoli. La fine del mondo, la fine e l'inizio, Napoli tu sei. Tu sei come mi immaginavo io, come mi immaginavo il Napoli. Tu, tu sei la fine del mondo, la fine e l'inizio, Napoli tu sei. Infedeltà coniugale, concorrenza sleale, assenteismo, indagini patrimoniali. Fedele Investigazioni raccoglie in maniera discreta e sicura tutte le informazioni di cui necessiti. Chiama il numero 800 910 212. Io ti saluto.